dark and right on the middle mark, and just in the tear of everything that rises below the surface. And I watch from a distance 17, sure of the others' dreams of being golden and on top. It's not my head, there's so much there instead of all the colors that I saw. Are we of lights that hang the hallways of the home, and the cries from the strangers out at night, they don't keep us up at night, we have the curtains drawn and I want to.
È facile per voi. Ci siamo. È arrivato il momento. Si sente? Sembra un concerto. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Purtroppo è arrivato. In questi giorni ho letto tantissime cose su di me. Belle, bellissime. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo come un matto. Perché 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle, che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Lo sapete che non sono di tante parole, però le penso. E questi giorni con mia moglie ci siamo messi a tavolino e gli ho raccontato un po' di cose, un po' di anni vissuti con questa maglia, questa unica maglia. Anch'io abbiamo scritto una lettera per voi. Non so se riuscirò a leggerla. Ci provo. Se non finisco, la finirà mia figlia Chanel, che non vede l'ora di leggerla. Devo prendere fiato, scusate, ma non è facile. Vado, sennò se fa troppo tardi. C'hai fame, è ora di cena. Io sarei qua fino a altri 25 anni. Grazie Roma. Grazie a mamma e papà. Grazie a mio fratello, ai miei parenti, ai miei amici, grazie a mia moglie e ai miei tre figli. Ho voluto iniziare dalla fine, dai saluti, perché non so se riuscivo a leggere queste poche righe. È impossibile raccontare 28 anni di storia in poche frasi. Mi piacerebbe farlo con una canzone o una poesia, ma io non sono capace di scriverle. Ho cercato in questi anni di esprimermi attraverso i miei piedi, con i quali mi viene tutto più semplice.
A proposito, sapete qual era il mio giocattolo preferito? Il pallone. Lo è ancora. Ma a un certo punto della vita si diventa grandi. Così mi hanno detto che il tempo l'ha deciso. Maledetto tempo. È lo stesso tempo che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta. Non vedevamo l'ora di sentire l'albero fischiare per 3 volte. Mi viene ancora la pelle d'oca a ripensarci. Oggi questo tempo è venuto a bussare sulla mia spalla dicendomi: dobbiamo crescere, da domani sarai grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Il sole in faccia mentre corri verso la porta avversaria, l'adrenalina che ti consuma e la soddisfazione di esultare. Mi sono chiesto in questi mesi perché mi stiano svegliando da questo sogno. Avete presente quando siete bambini e state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola mentre voi volete continuare a dormire e provate a riprendere il filo di quella storia ma non ci si riesce mai? Stavolta non era un sogno, ma realtà. Io voglio dedicare questa lettera a tutti voi, ai bambini che hanno tifato per me, a quelli di ieri che ormai sono cresciuti e forse sono diventati padri, e a quelli di oggi che magari gridano Totti gol. Mi piace pensare che la mia carriera è davanti per voi una favola da raccontare. Questo è il pezzo più brutto. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l'ultima volta. La piego per bene, anche se non sono pronta a dire basta e forse non lo sarà mai. Scusatemi se in questo periodo non ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri, ma spegnere la luce non è facile. Adesso ho paura. Non è la stessa cosa che si prova di fronte alla porta quando devi segnare un calcio di rigore. Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore. Quello che mi avete sempre dimostrato. Con il vostro affetto riuscirò sicuramente a voltare pagina e a buttarmi in una nuova avventura. Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di squadra,
i tecnici, i dirigenti, i presidenti, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni, i tifosi, la Curva Sud. Un riferimento per noi romani e romanisti. Nascere romani e romanisti è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso che sono un uomo. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore. Vi amo. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Fin quando finisce la voce, Francesco!